Allora, nel 2004 GQ mi manda a fare un'intervista a giovani star emergenti del cinema italiano. Giovani star emergenti significa sconosciuti, le ho googlate, le ho cercate, sono andata in giro per tutta la festa dove avrei dovuto incontrarle e con un santino in mano con le loro foto, il nome e ah sei tu, bene, e lo intervistavo. Adesso con questa cosa di internet io mi sento un po' alla Bellucci. E ogni foto racconta qualcosa di te e visto che non so fare altro vi racconterò qualcosa di me. E tutti d'accordo che parlare di sé è importante, parliamo di noi sempre, quando ci presentiamo al lavoro con la nostra famiglia, non è, cioè anche le nostre opinioni lavorative non sono nient'altro che quello che vogliamo dire di noi. Le cinque cose che sapete di me ma che non avete mai visto che vi sto mostrando sono il riassunto degli ultimi 15 anni della mia vita, più o meno. Se non le avete mai viste è perché ci tenevo a diventare vostri amici nel futuro, cioè quando a quei tempi non saremmo stati mai amici. Mi piacciono i colori e ho scoperto internet quando ho aperto i commenti del blog. Non sono mai stata su Usenet, su un forum, ma mi piaceva l'idea di interagire con i blog mandando delle mail al proprietario. Poi a un certo punto ho scoperto che i flame generano un page view e mi si è aperto un mondo. Non credo affatto nell'intelligenza collettiva, io sto diventando stupida grazie a internet perché leggo pochissimo e non ho più tempo per leggere un libro perché mi interessano i flame e quindi ci perdo giornate e giornate. Per fortuna internet non c'era nella mia vita, era carnevale? No, io questo è il mio lavoro, facevo la figurante in Rai e per fortuna internet non c'era perché comunque io non avevo occasione di postare tutte le mirabolanti presentazioni insomma, che mi capitava di dover fare per lavoro. E per fortuna la macchina fotografica era la mia, quindi non c'è nessuno che a casa ha delle foto che può mettere, pensare malauguratamente di mettere online a mia insaputa, quando poi invece vengo a sputtanarmi io direttamente. E mi avreste mai riconosciuta? Probabilmente no, non mi avreste, ma stento a riconoscermi io e non è una questione di tempo, è che via via invecchiamo. Per questo, secondo me, ad un certo punto vale la pena essere quello che si è anche nella foto, perché mentire, secondo me, è la mia, cioè secondo la mia idea di strategia di comportamento sui siti di dating è raccontare la verità. Poi non ne ho mai frequentato uno, quindi smentitemi pure. Però secondo me mentire non porta a nulla. Come in tutte le presentazioni che si rispettino, c'è una case history, l'ubiqui Fra, non poteva essere presente la Fra a Riva del Garda 3 anni fa, mandò il suo cartonato, le fecero il suo cartonato. Sono stata così brava a raccontare questa storia che mio fratello ha un mio cartonato a casa sua, vuol dire che ci vediamo pochissimo. E questa storia vale per me che come per i prodotti. È vero che un brand deve essere riconoscibile e che ogni brand ti fa comprare un prodotto, ma se poi sul prodotto ci mettono la foto di una cosa che dentro la confezione non c'è, è come quando ti presenti su un sito di dating raccontando che sei alto, biondo e con gli occhi azzurri, e che così non è. Essere come Monica Bellucci, quindi raccontare quello che si è sul serio. Se sul lavoro tutti raccontassimo la verità, sarebbe molto più facile interagire tra di noi. Se so che una cosa non la sai e tu non mi racconti di saperla fare, saremmo tutti più felici perché si perderebbe un sacco meno tempo. Poi lascia stare che Monica Bellucci fa l'attrice. Io forse non sono più la stessa, forse ho cambiato mestiere, ho cambiato un po' aspetto, ma forse sì, cioè è l'unica cosa che ho aggiornato la mia foto profilo. Una cosa che assolutamente non sopporto è quando nella quarta di copertina trovo la foto di un autore, di un libro, mi piace vederlo, magari vado a una firma copia e non lo riconosco, quindi non riesco a farmi firmare l'autografo dall'autore che ho letto perché sulla quarta di copertina c'è una foto di quando, non so, aveva 30 anni in meno. Questa è la mia foto profilo finisce qua, ne ho tagliato un pezzetto e ha compiuto 2 anni. Volevo raccontarvi qualcosa di me, anche se ve l'ho un po' nascosta, insomma, fino adesso.
E che faccia avrò domani non lo so, sicuramente una in cui mi riconoscerete, ma lo scopo di questa Ignite era soltanto farvi una domanda, se mettere o meno le lenti a contatto e a togliere gli occhiali, perché ogni volta che incontro qualcuno che mi dice ah ma tu sei Domitilla, perché ti ho riconosciuto dagli occhiali rossi. Come per la case history ho messo 5 utilissimi consigli per venire bene in foto, sono andata per una parvenza di serietà a questa cosa, ma tanto ve l'ho detto che non ce l'aveva. E io sorrido e sorrido davvero quando mi fotografate, quando mi fotografano sorrido davvero e faccio un sacco di smorfie in cui di solito vengo benissimo, mi diverte e rido anche rumorosamente, sabe? E questa sono io e quello è il disclaimer che c'è sotto, cioè nel mio Facebook, quando mi aggiunge qualcuno aggiungo chiunque, ma la gente in costume no, perché non è un giudizio su come sta in costume ma sul fatto che magari mi vuole comunicare qualcosa che non mi interessa. Grazie.